E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video, sempre su Escape ovviamente, perché è l'unico gioco che sto giocando ultimamente, essendo che funziona. Comunque, l'ultimo video è uscito di martedì, dovevo uscire di lunedì. Io vi consiglio sempre di leggere le descrizioni o andare nella pagina Facebook perché vi avverto sempre se esci in ritardo, se c'è qualcosa che potrebbe non andare nel video. Infatti nel video vi parlavo del giveaway. Perché il video era previsto per lunedì. Il problema è che facendo video di 30 minuti a 1080 diventava troppo peso, quindi l'ho dovuto renderizzare di nuovo a 720 e bla 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 bla. Quindi, allora, vi dico subito che i video saranno d'ora in poi, credo in 720p. Ditemi un po' com'è la qualità, perché secondo me se lo metto in 1080p, ma con la qualità che uso, che ho sempre usato, si vedono male. Forse si vedono bene in 720, non lo so. Ditemi un po' voi, perché più di così non posso fare davvero. Perché io non è che ogni video devo lasciare per 2 giorni il computer acceso. Perché se no devo lasciare il computer acceso fino a che non smetto di fare video. Perché se ogni 2 giorni, cioè se lunedì carico un video, martedì, mercoledì, poi giovedì ci deve essere il video. Poi c'è venerdì, sabato, domenica liberi, lì poi dovrò caricare per dire il video di lunedì e quindi sarà sempre acceso. Quindi cercherò di farli di 20 minuti, sì, più o meno 20 minuti e in 720p con la qualità che utilizzo sempre. È colpa del 60, dei 60 fps, prima mi pesavano molto meno, ma con 60 fps pesano molto di più. Quindi allora, con cosa andiamo adesso? Ci andiamo a fare una factory, essendo che è l'unica che posso subito iniziare a pushare e a correre, perché quella non ha problemi di desync, quindi perché se faccio un custom da solo o un woods, devo essere fortunato a trovare il server buono. Quindi ce ne andiamo su factory, ci facciamo una bella giocata alla Rambo con questa cap, insomma, sta roba l'ho appena comprata, questo qui già ce l'avevo. Visto che sono pieno, perché cioè, allora no, c'ho un po' di casino qui, no? Vedete, roba messa un po' a caso. Armi, che questo lo devo ridare a signora F. Se mi stai guardando, ciao F. Questa roba forse mi sento troppo pesante andare su sta roba su Factory. Non lo so, preferisco usarle in mappe più grandi. Questa roba. Poi vedete, no? Da che avevo 0 elmetti, da che ne ho trovati un sacco giocando. Questa invece è la mia Bad Boys M4, la mia M4 fortunata. Guardate quanto è bella la mia M4 fortunata. Infatti, insomma, riesco sempre ad uscire vivo con quella. Ora l'ho gufata. Comunque, ce ne andiamo con la KM, appena moddato. E niente, abbiamo pure 3 cose. Quindi ce ne andiamo subito su un factory. Cioè, proprio. L'ho avviato, mi sono moddato, ho comprato quella KM, l'ho cosato, l'ho moddato, tutto quanto e niente, basta. E non ho manco visto se i server vanno bene, quindi ce ne andiamo diretti e ci si vede in partita. Ok, eccoci in game, ci ha pure spawnato in un punto di merda. Ok, visto, eccolo stava già sparando. Ok, nel 6 abbiamo il nostro mitico Salevo e le cose. Senti là come se le danno. Vediamo questo qui. Ok, sta desincando ora. Ora no. Aspetta un attimo che torni normale. Pezzo di merda. Allora. Ok, questo qua credo sia sotto nei tunnel. Vediamo se. Ok, questo lo preferisco. Aia, 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 dove sono? Ok. Sto usando quello sbagliato. No. Ok.
Un secondo a riposo. Dai, siamo messi un po' male. Ricarichiamo. E qui facciamo un po' troppo bordello con sta roba. Mannaggia. Ok, diamo una controllatina qua. Vediamo se riusciamo a andare un secondo. All'uscita. Che? Ok, niente. Ho capito che cos'era. È stata colpa dell'acqua, perché dei liquidi, perché mi hanno buttato giù lo stomaco, ma non me ne era accorto. Cioè, non ci ho proprio guardato se mi avevano buttato giù lo stomaco, ero troppo preso a vedere cosa avevo rotto. E quindi non ho fatto caso, anche perché quando si perde i liquidi si inizia a vedere tutto un po' sfocato, tutto che inizia a diventare nero quando si sta per morire di disidratazione. Quindi non ci ho proprio fatto caso. E niente, ci riproviamo, ho ripreso la roba, ho speso quanto ho speso, circa 300.000, forse un po' di meno per rifarmi la capa, le stesse cose, ma pazienza, 300.000 si rifanno piuttosto velocemente. Quindi niente, ci rifacciamo la factory come prima. Ok, siamo dentro. Allora, vediamo come giocarci. Cioè, ovviamente ce la giochiamo sempre a Rambo, perché mi diverto un po' a fare il Rambo. Ovviamente sempre stando attenti. Ce ne andiamo su. Purtroppo il pacca non è che copra chissà che cosa, però sicuramente è meglio delle altre cose, no? Oh, aspetta qui. Ok, no, caricatori e basta. Qui la chiave non ce l'ho. Dove minchia si stanno sparando, cioè, da quell'altra parte. Di qua o sotto nei cosi, mannaggia qui. Ok, quello se lo sta scappando. Noi lo andiamo a recuperare. Non urlare, dai. Va dove? Ok, devo assolutamente ritrovare quel caricatore, se no sono un po' nella merda. Pezzo di merda. Volevi ammazzare? Dai, caricatore. Mi ha buttato giù qualcosa. Gamba e cosa. Ok, direi che ce ne rifacciamo un'altra. Esco perché qui ho perso il caricatore. Ok.
Ok, ci siamo di nuovo. Allora, così abbiamo subito risistemato anche tutta la roba. Allora, qui credo ci sia qualcuno qua sotto. Allora, c'è un secondino, un po' di desync. Bisogna aspettare che se ne vada. Spero di non morire per il desync. Ok, desync andato, credo, spero. Ok, c'è un altro con qualcosa di silenziato. Speriamo che non ci ammazzi lui. Allora. Ok, sento roba di ferro. Ci potrebbe essere. Ok, lì. Lì c'era uno. Ok, andiamo a controllare qua. Con nessuno. Ok, ricarico. E vediamo. Ok, anche quello ci siamo fatti. Ricarichiamo perché 30 colpi si finiscono molto velocemente. Ok, anche quello. Eccoci. Infatti, non capisco perché mi spara a 3. Ok, ci risiamo di nuovo per la ventesima volta. Questa volta siamo molto più più protetti di prima. Però comunque, ragazzi, prendete le cose del gioco, cioè proprio prendete il gioco se perdete le cose molto alla leggera, ok? Perché è normale perdere le cose, ma tanto c'è l'assicurazione che potrebbe riportarle, se non ve le riportano non vi arrabbiate, tanto basta giocare ragazzi e le cose comunque si rifanno. Cioè lo stronzo è proprio di là. Ok, allora lì c'era uno. Ok, c'è qualcuno nei bagni, mi sa, un bot un po' buggato. Allora. Eccolo là il bot che faceva rumore. Cioè, no, non si fa rumore in questo modo, dai. Però una cosa che mi dispiace molto di quando faccio i video è che non sono. Aspettate. Diciamo che non sono come quando gioco con l'altra gente o da solo senza registrare. Oh, questo era un player che si è spaventato perché ha visto quello lì. Ah no, ho ucciso quello là con la maglietta nera. Qui si chiude, perché non si sa mai. Ok, prendiamo un secondo. Questi fucili a pompa che. Non, anche. Ma. Va bene. Ok. Anche quell'altro ne aveva uno, ma è scomparso. Allora, o ero io che ho fatto rumore sul legno e mi sono spaventato. O c'è qualcuno di sopra? Allora, quello che abbiamo sentito potrebbe essere un MPX o un MP5. E secondo me, qualcosa di diverso non lo è, forse. Allora, rimettiamoci nel punto dove moriamo sempre, perché dobbiamo sconfiggere le nostre paure. Ah, The Sync, ok.
Allora, per la ventesima volta, rieccoci ragazzi. Maremma bottana. Che più bottana di così un se può. Allora, che desinca, fa come vuole adesso. C'è uno. O arriva da lì o arriva da sopra al buco. Però sto tenendo d'occhio il desync perché desinca, fa come vuole adesso. Allora. Che oggi a quanto pare serviranno qualche problemino. Ok, stronza. Spero non inizi a desincare mentre sono in combattimento perché, cioè lo sapete, io comunque quando faccio video voglio fare un video dove c'è tanta azione, ma insomma, tanta azione, poi se muoio pazienza. Sentito. Male c'ho un programma che mi dice quanto ne sto utilizzando. Allora, sono pazzo o ho sentito dei rumori qui vicino? Ok, qua non c'è nessuno che si nasconde qui dietro. Amici, dove siete, amici? Ce ne torniamo su? Vogliamo tornarcene su? Andiamo a vedere se ci distruggono con niente. Come farsi sentire che siamo nei bagni. Questo è un tutorial su come far capire che siete nei bagni. Quando arrivate qui, passate ovunque per fare casino, così la gente dice: "Oh, guarda, c'è qualcuno nei bagni". Best tutorial EU. Ok, c'è qualcuno qui sopra. Prefire? Desync. Beh. Ok, rieccoci per l'ottantesima volta. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Che non so, sta avendo problemi oggi, Escape, perché proprio un desync quando dura così tanto è il gioco, ma scusami, eh. Pigliatela te ora, stronzo. Ok, facciamo veloce a tirarci su questa gamba. Ok. Ah, t'ho ammazzato, brutto pezzo di merda. Dammi le tue cose. Ah, la TT silenziata avevi, amico. C'è qualcuno. C'è qualcuno? Un altro stronzo pezzo di merda infame, che voleva venire per me, eh?
Allora, qua c'è qualcun altro. Anzi, andiamocene direttamente di qua. Peccato che non ho la factory key, quindi non posso soffrire. Ah, sì. Ok. Delle uscite belle. Diciamo quelli lì, i due pacca che ho preso ora sono quelli che alla fine ho perso prima. Speriamo che non inizi a desincare proprio ora. Bene, però l'unica cosa è che io non ho più granate. Quindi sarei un po' nella merda. Allora, un player l'ho ammazzato. Forse ho ammazzato un secondo perché... Cioè, quell'SKS non credo un SKS moddato in quel modo ce l'abbiano i bot. Poi non lo so, io sinceramente non ci ho mai trovato dei bot con un SKS in quel modo. È molto rischioso giocarsela in questo modo, molto pushoso. Dai, questo mettiamocelo nel set di nuovo. Che poi io consiglio a tutti di bindarvi. Cioè, per dire, io ho come mouse il Death Adder 2013. Quindi, e ho bindato il 6 e il 7 nei tasti del mouse. Quelli laterali perché è meglio, insomma. Allora, non voglio nemmeno andare a controllare gli altri uffici, cioè a me interessa un po' ammazzare, lottare un po' di cose, quelle che bastano e via. Che poi quello lì che se sarebbe riuscito a prendermi con quell'SKS mi avrebbe proprio disintegrato. Perché ricordo, cioè molta gente sinceramente sottovaluta l'SKS, ma è... È un mostro. Dammi Plexiglas, va. Non so a che minchia serva, ma dammelo. Si sfonda. Oh, dammi questo che può sempre servire. Qui non c'è stato nessuno. Ok. Controlliamo qua dove prima siamo morti malissimo. Ho sentito altre cose di ferro. Ok, c'è qualche bot qui sotto. Ok. Due bot uccisi. Un altro stronzo, secondo me quello era un player. 100% quello lì era un player perché i bot non se ne stanno in quel modo a scrutare le cose. Fammi vedere. Boh. Sinceramente non saprei che dire. Ok, c'è un bot che sta sparando a qualcheduno. Ok, ce n'è uno lì. Allora, quanti colpi ho? 25. Ok, corriamo qui dentro, ce ne torniamo su. Direi
Vediamo un secondo, una controllata veloce qua. Non ci fosse nessuno. Allora, sinceramente un caricatore da 60 per l'HPM mi farebbe molto molto comodo. Ma molto, davvero tanto. Quanto abbiamo? Abbiamo 33 minuti, è iniziato da 7 minuti. C'è un altro spawn di bot. No, aspetta che quello mi fa un face shot. Non è la merda, perché sì. Per chi non lo sapesse, ci sono anche i face shot, non proprio gli headshot. Cioè, se voi avete un Kiver come ho io, che non ha la protezione davanti nella faccia, ci possono massacrare. Ci possono proprio pa! Morti. Allora, io devo essere sicuro di aver ripulito tutto quanto prima di poter lootare qualcosa, perché se arriva un player, perché devono spawnare gli scav player, voi non so se lo sapete, ma quando siete scav controllate sempre l'ora, perché gli scav non li spawna una partita che deve iniziare, come quando fate un PMC. PMC parte una partita da zero. Proprio parte quei 40 minuti per partite con i minuti pieni. Invece scav potete partire anche quando mancano 20 minuti alla fine della partita. Perché certamente voi non entrate in una partita se siete scav player e non ci sono i giocatori. Quindi quando entrate sappiate, cioè quando entrate scav sappiate che ci sono i giocatori. Allora, qui chiudiamo. Facciamoci nostra questa zona. Ok, perché un conto è lottare in compagnia, un conto è essere da soli. Da soli è tutto più o meno semplice, tra virgolette, molte virgolette. Allora spostiamoci questi altri colpi qua, almeno dai, almeno l'elmetto ce lo portiamo via. Cioè, diciamo che non è. Ok, è spawnato qualcuno. E muori. Ok, sta arrivando il desync perché sta spawnando tutti i giocatori e le cose che deve spawnare. Ok, no. Ok, adesso per noi è un problema. È un problema serio perché ora sta spawnando i giocatori. E quando spawna i giocatori, noi si desinca. Spero non arrivi nessuno, guarda. Merda. Cioè, questa è una lotta col desync, ragazzi, eh. Cioè, se quel desync mi va via, è finita per loro. Però anch'io sono finito. Infatti. Grazie, desync, perché spawna le persone, grazie. Vabbè, allora, cioè,
Lo sapete a tutti che mi scoccia quando muoio per il desync, però dai, ci siamo fatti 12 persone. PMC, 3, 9 scav, 3 PMC. E ok, però mi scoccia. Oh, ho ucciso quell'altro, ho ucciso la granata, bene. Mi scoccia essere morto per il desync, perché li avrei ammazzati tutti. Cioè, uno che un player scav che è entrato e si è fatto tutta quella roba, complimenti, ma... Signore, mi hai ucciso per il desync. È un po' brutto. Molto brutto. Però vabbè, dai. Mi viene da ridere. Qui ce l'avevamo pieni più un altro, però... va bene, dai, tanto ci si rifà tutto, ci si rifà tutto. Ovviamente scoccia sempre morire per il desync. Dovevamo uscire prima che iniziasse, adesso lo so, prima non pensavo iniziasse a desyncare, però sappiate che quando inizia a buttare i giocatori dentro, desynca. E io mi sono beccato l'onda di desync, e niente. Niente, se questo vi è piaciuto lasciate un bel like, l'ultima partita è stata molto bella. È stata molto bella, mi è piaciuta. Ovviamente troppo per la fine no, però mi è piaciuta. Quindi niente, io vi saluto, spero che questo video sia caricato per giovedì o venerdì, non lo so, però quando sarà caricato e niente, noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao ciao!